L'Aquila ha accolto in festa il suo cardinale, Monsignor Petrocchi. Prima messa all'Aquila nella Basilica di Collemaggio per lui. E non rovina la festa, l'incenso che fa scattare l'allarme antincendio con la gente che scappa fuori per paura, perché si tratta di pochi minuti e tutto torna alla normalità. I cardinali dovrebbero essere instancabili costruttori di pace, promuovendo il dialogo ecumenico ed interreligioso, come pure sostenendo il confronto leale con gli uomini di buona volontà, anche se di altre convinzioni ideali. Sanno infatti che l'unica alternativa alla civiltà dell'incontro è l'inciviltà dello scontro. È uno dei passaggi dell'omelia nella chiesa di Collemaggio davvero gremita di Giuseppe Petrocchi, nominato cardinale lo scorso 20 maggio da Papa Francesco e investito della berretta cardinalizia dell'anello del primo apostolo giovedì 28 giugno. Mentre venerdì il neo porporato dell'Aquila ha concelebrato la Santa Messa in onore di Santi Pietro e Paolo in piazza San Pietro a Roma. A dare il benvenuto al neo cardinale a nome dell'intera chiesa aquilana all'inizio della celebrazione è stato l'arcivescovo emerito Monsignor Giuseppe Molinari, presente alla cerimonia anche il cardinale Ennio Antonelli, arcivescovo emerito di Firenze. Per volontà di Petrocchi le offerte raccolte durante la celebrazione saranno devolute alla parrocchia di San Giovanni da Capestrano a Canzatessa dell'Aquila per la costruzione della nuova chiesa e dei nuovi ambienti pastorali. C'era anche Monsignor D'Ercole, ex vescovo dell'Aquila, ovviamente tutte le autorità, a partire dal sindaco Pierluigi Biondi.